Salve a tutti e benvenuti in questa palestra Adaptive Strength di Andrea Quarto. A sto giro c'era anche un allievo di Peppe, Luca Angrisano, sconosciuto su YouTube. Purtroppo conoscete solo Marzolla. Allora ho detto: Peppe, perché non mi porti il tuo atleta più talentuoso? Qualcuno che abbia fatto un mondiale, che possa essere magari anche definito l'anti-Marzolla. Mi dissocio da queste definizioni intrattenitive e clickbait. Però tu hai detto perché non me l'hai mai portato? Perché a volte con Domingo si rischia di fare sfide un po' pericolose. E oggi faremo semplicemente un allenamento tecnico, un tutorial sumo. Luca, dici al volo i tuoi totali. Allora, il mio totale è 760, fatti con 277 di squat, 162 di panca, poi vabbè un 320 di stacco che però lascia il tempo che trova, perché in Italia ho fatto 328 in gara completa e 330 in gara singola di stacco, e questo totale l'ho fatto all'europeo, diciamo. Quindi lo stesso stacco di Marzolla? No, perché Marzolla, pesando 10 kg in più, alla gara dove ho fatto 3.30 di stacco, che eravamo tra virgolette contro sull'assoluto, ho vinto io. Infatti sono io il campione assoluto di stacco junior. Marzolla non è il campione assoluto? No. È forte, ma non c'è solo Marzolla. Il fatto che un atleta non vada su YouTube non vuol dire che non esiste, infatti per questo l'ho portato Luca. Marzolla dicono che è dopato, quindi tu... Io se sono più forte di Marzolla, almeno sullo stacco. 760, non sono 810, quindi penso che da natura si possano fare. Sono 30 kg più di quello che io ho fatto a casa come mio totale. Ecco, quindi non l'hai fatti. In gara, i chili si fanno in gara, l'hai detto tu. Sì, però in le sfide si fanno a casa. Faremo un bel video tecnico e serio. Mi guarda un po' male questo ragazzo, Peppe. Non è che ce l'ha con me. No, si sta solo specchiando sulla tua testa. Io so che Peppe non è molto felice quando si fanno sconvolgimenti al programma, come ho fatto con Matteo Ricchichi, che io ho fatto fare delle prove assurde e lui era incazzato nero quel giorno. Quindi oggi godrò nel vedere il suo allievo diventare un completo anarchico. No, rispetteremo il programma alla lettera. Io ho un'idea. Facciamo una cosa, facciamo una sfida di stacco da terra, io e te. Sì. Però io, dato che sono già più forte di te, sumo. Ma regular? No, tu sumo e io regular. E tu pensi di battermi regular? Sì. Però avrò un ulteriore handicap. Io non utilizzerò la cintura e lo farò tra l'altro vestito in abiti, diciamo, civili. Quindi non con la maglietta e il pantaloncino, non sportivo, e quindi... Che cazzo vuol dire? Come ti vesti tu, scusa? Poi ti faccio vedere. Allora, vatti a cambiare, vediamo. L'hai detto, eh? Sì. Fai il month 3 di oggi mio e poi in chiusura... In chiusura ti provo. Se riesco, proviamo un 300 regular. Sì. Io mi dissocio, qualunque cosa andrà storta non è colpa mia. Un bel 300 regular con le scarpe... Giacca e cravatta. Sì, giacca e cravatta, con le scarpe classiche, con le derby. Ragazzi, è matto, fuori misura. Dai, basta con le cazzate, Peppe. Sì, ho capito che è sciroccato il tuo allievo. Andiamo a casa, dai. Non voglio rovinartelo. Comunque c'hai un europeo tra un po', no? È vero, sì, tra 3 settimane, 4 settimane. Meno di 3 settimane. Sì. Lascia stare, dai. Vabbè. Facciamo il programma del giorno. Vatti a cambiare intanto. Che non va bene, va bene. Vai. E poi facciamo 3.30 di stacco. Sì, vai, vai. Vabbè, Peppe, ma cos'è, uno scherzo? Cioè, lui veramente adesso vuole fare 300 in abiti civili? Beh, la classe non è acqua, quindi... Cioè, mi stai dicendo che come è entrato prima in con quegli abiti che ho visto prima, vuole fare Purtroppo le sfide folli lo appassionano. Cioè, pensavo dicesse sul serio. Domingo, è un ragazzo giovane, tu lo sai che basta poco per instillare dei desideri folli in questi giovani. Commentate, fermatelo, non è possibile. Luca, ma cioè io quando dicevo vediamo se me li fai regular e ambiti civili pensavo scherzassi. Tu oggi vuoi fai sfidarmi MAV 3 di stacco regular contro me sumista in queste roba qui, senza cinta a parte la dei pantaloni, scarpe in camoscio. Ma tengo la cinta, qual è il problema? Ma poi, cioè, pure io sono sumista. Io faccio regular perché ti devo umiliare, prima cosa, e seconda cosa perché non tengo le scarpe, ma ci ho scordato i pannelloni a mente a casa. Luca vuole sfidarmi vestito da, non so, camorrista, non so cos'è qua.
Se sei rappresentante nella vita, perché sei vestito così? Un campano si veste così, Peppe, sembra normale? Secondo me è una fase. Dici, però devo dire. Una fase tipo. Sì. Mi dissocio. Spero non siano abiti di valore, perché questo ti. Ah, boh, non ti preoccupare, tanto ne tengo tanti di altri. Poi ma poi basta tenere il bilanciere un po' lontano dalla tibia per non rovinare i pantaloni. Penso che arriverò. Mi sembra... Penso che arriverò a 2,50. Penso. Ah, boh, io vado a farmi una dormita. Chiamami quando arrivi. Va bene, vediamo se il ragazzo c'ha il cazzim. Andiamo a 200. Marco, io non ti volevo mettere nel video, ma a quanto pare non riesci a stare zitto. Cosa hai da dire? Io non conosco benissimo i dialetti di tutta Italia, ma il cazzim, io pensavo fosse la cazzim, ma tu riesci a essere sorprendente anche quando parli o provi a parlare in napoletano. La cazzim è femminile, il cazzim è ma è poliglotta qua, è convinto di, capito, parlare come, no, Geolier. È polignorante. C'è anche l'unghia da mafioso, guarda, riprendi un po' il pollice. Ma questa è una puttanata che potevi evitarti. Tra l'altro i mafiosi hanno il mignolo, l'unghia del mignolo. Tu nel pollice. No, ma io il pollice perché per look grip. Ah, look grip. No, voleva Cerrano, napoletano. Perché quando si. Se il pollice è troppo corto, con la pressione del bilanciere sanguina, si rompe la pelle del capillare, si spaccano, certo. Sì, esatto. Domingo, puoi dire Instagram? Instagram. Instagram. Poi non me lo ricordo. No, lui dice Instagram. Non me lo shippa. No, shippare quando te lo tolgo. Sì, sì, voglio, la macchina l'ho parcheggiata lontano, non ti preoccupare. No, abbiamo parcheggiato vicino a te. Se proprio la macchina paghi tu, Sto fa un po' troppo le scugnizze questa, Allora, mo sono 200 kg, vediamo se ridi ancora. Luca, ridi ancora? Assolutamente. Vai, sì. Prego, Luca. Io faccio il gambe di sì. Sei natural? Assolutamente no. Ah, neanche. Sono drag free. Va bene, vediamo se il ragazzo ancora terrà testa a me. Io sono stato umiliato un anno e mezzo fa da Marzolla. Non ci tengo a perdere anche contro l'anti Marzolla. Poi l'età che avanza. Deve ancora guadagnarselo questo nome, tra l'altro. L'età che avanza, poi. Non aiuta. C'è anche un'altra cosa che avanza, Peppe, ma non posso farla vedere. Bello, bello. Ma non ancora sufficiente. Il riscaldamento non esiste, vero? Il riscaldamento non esiste. Chiama tu il carico adesso. Io dico, ma 2,70. Marco, sono d'accordo. Devo fare una tripla, Marco. No, vabbè, singole, che triple. Le triple non esistono. Sto facendo delle triple adesso. Non esistono le serie. Beh, oggi singole. Facciamo le triple. Ah, quindi è una gara sulla tripla? Sì. Allora un 2,40. Ecco, ci può stare. 2,40. Allora, adesso mettiamo 2,40 come Marco ha deciso di fare. Io solitamente non faccio salti di 30 kg, ma Marco ha deciso così. Dovrebbe essere ancora nelle mie corde, bilanciere molto tagliente, però un buon grip. Che dici, Luca? Secondo me è poco ancora. Vabbè, tutti i bicchieri là non fa niente. Dopo controlliamo se c'è un corpetto sotto, Magari. No, sai cosa c'ho sotto? I calzettoni del Napoli. Che tristezza. Aspetta, faccio vedere. Eccoli qua. Comunque, anche oggi, con un video di Domingo, si porta un contenuto tecnico serio. Sì, a facciamo poche settimane un tutorial, dall'europeo. Sumo. Proprio le programmazioni, allora, giovano dei video con Domingo. Devo dire una cosa, solito. Peppe non è un coach col pugno di ferro. Tante volte i suoi allievi sono anarchici, fanno quel cazzo che vogliono e lui non li riprende mai. In gara poi è ansioso e l'ansia la sfila, la butta su di noi. Domingo, diamo la colpa a lui. Perché... E poi ci facciamo perdonare, però dai. Sei tu che sei troppo rilassato in gara. E sei tu che porti i giovani sulla cattiva strada. È saggezza, è esperienza questa.
questa. Io devo pensare al cameraman, al vlog, al titolo della gara, al film, cioè... E alla gara? La gara poi di conseguenza. Effetto collaterale la gara. Ma non siamo a Gomorra qua, Luca, è finita la stagione, è morto Ciro, fine. Anzi no, utilizzerò una tecnica che solo io so fare. Yes. Ragazzi, sono un medico, non fate questa cosa a casa perché vi schiattate Irina. Traduco, vi rompete le coste. Con la cinta alta avete un core maggiormente più forte perché il sumo ha questa zona qui e non la parte lombare. Lui fa regular e giustamente la cintura ce la bassa. Sì, ce l'ho, eccola qua la cintura. Ah, ma sai che Marco dice che la mista provoca lesioni e bicipiti, cosa ne pensi? Io penso che è una stupidaggine perché se tu, come dici pure tu nei tuoi video, se tieni il braccio disteso non provoca lesioni al bicipite perché il bicipite non viene contratto. Quindi se sapete fare la mista è normale che vi fate male, però se la sapete fare, se riuscite a tenere il braccio rilassato, comunque non ci sono problemi, non ci sono lesioni. Cioè è una cosa che capita veramente raramente, quella della lesione sul bicipite, se andiamo a vedere le statistiche tra le persone che fanno la mista e le persone che si infortunano a causa del bicipite sulla mista. Quindi non vi preoccupate a casa, fate la mista tranquillamente. E lo dice anche un dottore, eh? Io studio anche medicina. Non scienze motorie. Esatto, non scienze motorie. Però se posso aggiungere, io non disdegno la presa uncino, infatti Luca, Infatti io nel sumo utilizzo la presa uncino, la presa mista la utilizzo solo nel regular per far riposare un po' il pollice, evitando che il callo si possa ancora di più aprire e quindi causarmi problemi nell'allenamento. Però evitiamo di fare terrorismo sul fatto che la mista partono i bicipiti come no, assolutamente no. È proprio... Come, scusa? Abbiamo il vecchio da cantiere qua. Sì, sarà un vecchio da cantiere, ma anche in una recente gara FPL c'è stato un ragazzo, mi pare Veneto, che si è strappato un bicipite, Pablo Naconiecini si è strappato un bicipite e non è l'ultimo coglione. C'è comunque un rischio, mi spiace, non tutti non sapevano staccare mista. Ma c'è comunque un rischio. Non sapevano staccare mista. Cazzo, se qualcuno gli insegnava l'uncinata era meglio. Se qualcuno ti insegnava la panca piana non ti strappavi il pettorale. Non me l'hanno insegnata. E quindi la panca non è pericolosa perché ti sei strappato un pettorale, ma semplicemente perché tu non la sai fare. Lui sarà anche medico, sarà anche neurochirurgo, sarà un luminare della medicina. Tu cosa cazzo sei? Scienze motorie? Sì. Terzo anno? Sì, scienze motorie. Terrapiattista? No, quello lo dici tu che sei un mentecatto. Io dico che la presa mista andrebbe insegnata come ultima ratio in caso ci siano problematiche molto importanti nell'uncinare. Questa è la mia opinione. Poi se uno si lesiona il pollice si può mettere il nastrino lì come fa anche il nostro amico. Io personalmente uso i guanti e me ne sbatto le balle. Guanti da elettricista? Sì. Oppure in gara la magnesite. Non ho mai avuto problemi di lesioni o sanguinamenti. Secondo me la presa mista ci sta, ma come ultima ratio in caso di problemi proprio insormontabili nella presa uncinata. Sarò anche un vecchio da cantiere, non sarò medico, ma questa è la mia opinione per quello che vale. Facciamo così, se tu mi fai 2,40x3 ora, regola orsumo, senza riscaldamento, ritiro tutto quello che ho detto. Sfida. Vai. Sì, tu no, fai volevo dire una cosa, abbiamo trovato ormai un metodo, siamo arrivati a sfidare per tutto. Con Luca abbiamo trovato un metodo per evitare gli infortuni che consiste nel non pensarci. Cioè se ti fa male una cosa fai finta che non sia così. Problemi mentali qua. Io sono, ho già detto, già ribadisco, sono studioso alla facoltà di medicina della Federico II. Scugnizzo mai, sono gentiluomo e vi posso garantire che l'effetto placebo esiste, quindi se pensate che questa cosa non vi fa male, veramente poi riuscite ad allenarvi senza che vi faccia male. Infatti, adesso mostriamo a Marco i guanti da elettricista. Posso fare pure prima? Prima tocca a lui. Tanto poi... comunque è un carico leggero, un carico con cui posso scaldarmi tranquillamente. Sì. Lui si scalda con il tomapre. Sì. No, veramente un po'. Già la prima era lenta. Questa fatica. Lui comunque ha dei glutei enormi. Come fai a guardare il culo da un abito che c'ha? L'ho visto prima. Hai visto il culo suo? Bene Marco, ora tieni fede alle tue parole. Sai che è il peso della cultura, no? Si chiama. Ora, se veramente credi a quello che dici, devi dimostrarlo con i chili. Tripla 2,40 non vissuta tu abbia mai fatta, sinceramente. Perciò non li farai. Riesci a farne almeno una? Sì.
Uno, vai. Ancora altre due, Marco. Ecco, quindi la tua definizione vale un terzo delle nostre parole. In pratica. Una citazione a Marco, il più forte vince. Giusto. Il più forte ha ragione. Giusto, perciò vincerò io. Peppe, tu sei il mio ex coach, mi vuoi ancora bene. Per evitare che mi faccia male, comunque sono sempre un campione europeo, a prescindere dal campione mondiale junior che, vabbè. Quanto dovrei caricare per fare una tripla, per umiliarlo? Credo che tu non posso. Ok, il peso che posso riuscire a chiudere sperando che lui prenda un crampo, si strappi il bicipite. Sì, diciamo la chiamata per metterlo in difficoltà, 2,60. Non penso di poter farlo 2,60 per 3. Questi erano 2,40. Sì, però non lo so. Allora 2,55, così no, lui non rischia di farsi male e siamo tutti più contenti. Vabbè, vada per 2,55, dai. Ok, ora vediamo se la tripla 2,55, che è nelle mie corde, ma non so se ce li ho oggi, la porterò a termine. Speriamo che la sarcopenia non avanzi troppo rapidamente. Secondo degli studi si perde l'1% di testosterone ogni anno dopo i 40 anni, ma è soggettivo. Vabbè, il vecchio da cantiere non poteva dire di meno. Fai una vita così stressante come la tua. Soprattutto venire fino a Caserta. Dai, un filo più aperto. Gli 60 ci potevano stare. Sì, ti sei chiuso un po' sulla seconda, terza meglio. Io non oso di più, ragazzi, perché sono un conservatore, nonché nazionalista, di destra, e largo spazio ai giovani, ma comunque te le mando. Sì. Come 260? Per batterti. Non deve pareggiare, ti deve batterti. No, questa è l'ultima di riscaldamento. No, lui in teoria oggi aveva 2,55, 4x4 regular, quindi... Mi stai dicendo che è tutto quello che sta facendo è già in programma? Tecnicamente non ho rovinato nulla? Certo, il programma della vita qual è se non battere domingo? No, okay. Era un 2,55, 4x4. Luca, vieni un attimo qua. Quindi sono fortunato del fatto che domingo sia così debole che non bisogna andare fuori programma. Ma io voglio batterlo. Dire un'altra cosa adesso, Luca. Il tuo coach tende a essere conservativo, no? Sì, è vero. Se mi umili... Sì? Passi direttamente a una singola e scommetto che non la farai. Va bene, ci sto. 300. Vabbè, ci possiamo provare. 40 kg di salto, una singola. Poi io mi faccio 2,65. No, 60 per 3 abbiamo detto. No, 2,65, è perché mi scoccio di mettere di mettere i fermi quelli là di plastica. Anche a Peppe scoccia rovinare il programma, ma... Chi se ne frega del mondiale? Pensiamo a fare un video con domenica. L'europeo. Appunto. Prima signorando proprio. Peppe, sei sicuro di fargli provare 2,65 per 3? Cioè, pensa al tuo ragazzo, si rovina. Se li chiude, va dritto a 300. Se li fallisce, finisce qua. Quindi, può fallirli. Beh, ma vuoi mettere a combattere Domingo Poliandri, il miglior powerlifter della storia? Comunque... Perché hai la freccetta su? No, è un tatuaggio. Che cosa vuol dire? Sono rune norrene. Come altri... Quella è il rito di iniziazione camorrista, non dire cazzate. Mi ha scoperto. No. Comunque rispetto al programma questi non sono ancora fuori. Sì, mo vediamo con 300 che faccia farai. Vai. Ricordiamo che Peppe è un tecnico dell'Accademia Italiana della Forza e permette questi abusi sul programma. Uno. Puoi ancora mollare. Due. Suona la campanella. Suona la campanella, ritirati. Tre. Ok, e ora siamo al momento fatidico. Peppe, sai che questa cosa, questo video verrà visto da Ado e Ado poi prenderà le contromisure. Ado da buffe chi te murto. Le chiavi del regno poi saranno sempre più lontane. Ma dici che Ado segue il tuo canale? No.
Ecco. Anzi, in realtà è sempre stata una cosa di cui Domingo ha sofferto. Non risponde neanche ai miei vocali. Parla con i portavoce, si esprime a sillabe. Perché dovete mettere 50.000 like per far vedere il video ad Ado Gruzzo. Sì, ma hai mai fatto 300 regular in vita tua? Mai. Cioè tu non hai mai fatto io 100 regular? Non mi sono mai non spinto. Non li hai mai fatti in questo modo? No, in generale, in realtà questo è PR per me. Io non hai mai ovviamente posso dire disobbedito al tuo allenatore? Mai. Quindi sono tre violazioni oggi, tre PR. Proprio mai disobbedito, insomma. Vabbè, mai disobbedito, no, ma era così clamorosa. Sì, no, certo. Vabbè, sai, sì, magari il MAV che tira troppo, ma quello è normale. Se lui è qui ti acconsente, se no sarebbe fatto di nascosto. Subisco questa cosa, diciamo. Tu subisci sempre, sì. Come in gara, quando io filmo e tu mi guardare. Cioè, mi potrei specchiare sulla tua testa. Sì, perché sei alto. Il riflesso alle luci mi acceca. Va bene, allora... Ti carico 300 kg. Dico Armando Maradona che in testa. Adesso Marco vedrai un ragazzo natural drug free, come Marzolla, fare 300 kg. Facciamo così, se non li fai è dopato. Ci stai? Scommettiamo? No. Io scommetto, se non li fai è dopato. Se li fa è drug free. Adesso ti tocca per forza. Sì, vedilo come un test antidoping. Guarda, devo fare per forza. Sì. E aspetti il mio giù. No. L'ultima cosa a cui appigliarsi l'infamata. Rifai in mista per dimostrare che se non si strappa con 300 non si strapperà mai. Pure gli puoi dare il giù fin quando non si strappa. Me l'ha buttata, fammi grattare le palle un po'. Non si toglie un cazzo, Marco. La sfida era che lui mi batteva 300 regular in abiti civili, l'ha detta all'inizio del video. Non pensavo che fosse così folle, però. Beh, ti hai già battuto sulla serie. Quante ne hai fatte di 2,40? Ok. Ecco, appunto. È vero, però, a umiliarti ti ho già umiliato. Mo, a io ti ricordo che se Marzolla aveva fatto 300 con un bilanciere flessibile, se vuoi essere chiamato l'anti-Marzolla e essere titolato in questo video, mi devi fare 300, se non vuoi anche passare per dopato. È vero. Bilanciere caricato a chilogrammi 300. Si prepari Luca Andrisano e a seguire Gargiulo. Bilanciere pronto, in pedana Luca Andrisano. 300 kg. Sono 3 quintali, Marco. 300 kg è il peso che ogni uomo ambisce nello stacco da terra. Io ci ero arrivato così vicino per 5 kg. E lui vuole farli giacca e cravatta, senza cinta, se non quella dei pantaloni. Senza neanche una scarpa piatta, perché ha un tacco rialzato. Con un salto di 35 kg, non in programma, con un'alzata che non è la sua, regular. Per questo fallirà. Vediamo quanto sei realmente forte. Facile farli in gara col picco, col programma. Dai! Il giù, eh? Sulla gamba. Sono lenti a partire, continua a spingere. Vai! Sarà le gambe! Giù! Giù, cazzo! Giù! Scemami! Test antidoping, subito! Test antidoping! Tutti testimoni, eh? Allora, quella cosa di mettere la mano sul disco è proprio da arresto. Sei un bastardo, cioè. Sei un bastardo. Ha tenuto mista però, eh? Allora che dici? È mista tocca è tenuta. Si è strappato? Tocca, dai, che cazzo volete da me? Io parlo per statistiche. No, c'è. È strappato, ci ho messo anche la mano sopra gli apposta. Ma che sei tu che hai preso nel culo, non io. O piano su, o strapiano su, non mi fa fare. Ma in effetti c'era il rischio. Tu infama, ma ecco, pagavi che facevi strappa. Questo, natural ti ha inculato. Vengo, no, ma io sono il vecchio da cantiere. Ti ha letteralmente inculato. Nella serie, nella singola, ciò che non è bello, io poi non sono neanche un gran campione, però insomma, diciamoci la verità. Non mi sono sporcato. No, c'hai i pantaloni col filo di lama ancora, guarda, stirati, eh. Guarda qua, infatti adesso usciamo a Napoli. Signori, faccio un giro a Napoli, tranquillo. Impeccabile, cioè
vestito come un agente di commercio che vende case, 300 kg di stacco standard, con la cintura in, cos'è, camoscio, che cazzo è, no, cuoio. Questo è qui, cuoio. Complimenti Luca, mamma, ti sei guadagnato questo titolo, questa sfida, non me l'aspettavo, inizialmente pensavo scherzassi. Che asfaltata, cazzo. Sì, ok, l'abito ci poteva stare, ma non 300 così. L'abito non fa il monaco. Vero. Sì, questo è il titolo del video, l'abito non fa il monaco. Sottotitolo. Diceva Mike Tribuzio, l'abito ci fa anche le monache, perché se uno è bravo nel fingere di essere, capito, riesce anche a... Mike Tribuzio è manager della Lazio. Chi è Tribuzio? Nel settore delle tasse? Tribuzio? Il tributo? Tributarista? No, no, è un manager della Lavazza. Lavazza quella del caffè? Sì, quella del caffè. Ma infatti la mia, come dici tu, il travestimento, la mia è una forza finta, io sono un finto debole. Io faccio finta di essere un civile, così tranquillo, e poi 300 di stacco regola. Ho fatto 300 kg. E infatti, ve le posso assicurare, non era programmata questa cosa. Io, assolutamente. È venuto in questo modo. Io ho detto, ma che fai? Ti sei mai già? No, io mi uscito. Allora, proviamo una sfida a 300. Però pensavo, sai, Peppe dirà di no. Quindi con una scusa per l'altra. No, dicevo... Le ha fatti. Cioè, qui non c'è Marzolla che pesava 93 kg con bilancio reflessibile, magari anche pronto a farlo con un'alzata a lui congeniale. Qui c'è un sumista che li ha fatti regular junior. Quindi 10 kg in meno a Marzolla e 3 anni in meno a Marzolla. E soprattutto... Quando ha fatto quei 300 nel tuo video, era un paio d'anni fa e pesava 95. Ditemi voi, natura o dopato? Anche lui. Io acne non ne ho vista. Dopo facciamo il controllo. È un po' rosso, c'è il tipico colore del testosterone, guarda come si è acceso. Vabbè. Anche gli occhi, guardate, i capillari sono scoppiati. Però insomma, poi tanto comunque lo testiamo, no? Sì. I capillari sono scoppiati perché è pazzo. Ma mi testate, che vuol dire? Vabbè, pisciare. Aspetta, chiudi le porte! Chiudi le porte! Ritenuto come un esercizio che stimola il testosterone. A me è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta. Sarà stato contento il tuo fidanzato? Bene. Se sei arrivato fino a qui vuol dire che ti è piaciuto questo video, perciò metti un like e iscriviti al canale. E se vuoi essere allenato da me, io faccio un coaching online personalizzato con un programma e una supervisione tecnica per vedere tutti i tuoi errori. Questo tramite sito, che poi sarà online a breve, oppure puoi iscrivermi nei contatti in descrizione.